Oggi conosceremo la storia di una bella dama, la cui immagine, rappresentata su tela, è esposta nella stanza dei ritratti a Palazzo Chiericati. Avremo l'impressione di tornare indietro nel tempo, di varcare le porte del palazzo cinquecentesco e scoprire le abitudini di dame e cavalieri che lo abitavano. Ogni piccolo dettaglio del dipinto sarà l'occasione perfetta per scoprire curiosità, significati nascosti e addirittura i pensieri della giovane donna. Osservate questo strano colletto di stoffa e quel fiorellino. Indicano la moda specifica del periodo in cui visse e un momento particolare della sua vita. Isabella era una ragazza dai capelli lunghi e ricci, figlia di uno degli uomini più importanti dell'antica Vicenza, il principe dell'Accademia Olimpica Leonardo Valmarana. Siamo nel Cinquecento. L'elegante giovane donna, vestita secondo la moda spagnola, ha poco più di 20 anni e ormai è pronta per sposare un giovane rampollo di una delle famiglie più ricche e nobili di Vicenza. Ma secondo le regole del tempo, scelto dal padre. Dallo sguardo assorto di Isabella si nota tutto il suo disappunto, una malinconia che nemmeno il pittore Girolamo Forni è riuscito a stemperare. L'abito indossato da Isabella è una rigida veste color cremisi, impreziosita da un'ingombrante gorgiera in lino, finemente ricamata, e splendidi polsini in pizzo ribattuto. La gorgiera era un colletto lavorato a nido d'ape o a ruota di mulino che costringeva la figura ad una postura rigida e bloccata. Le dame amavano indossarle per illuminare i propri volti e mostrare la ricchezza della famiglia. I suoi gioielli sono preziosissimi. Il corpetto a punta termina con un pesante cordone dorato. I braccialetti, d'oro pure quelli, decorano entrambi i polsi. E la collana d'anelli dorati si ferma al centro del petto con una grande perla pendente. Tra i ricci della giovane si vedono dei gelsomini che appartengono ad una varietà antichissima, originaria dell'Asia e oggi del tutto scomparsa. La mano destra sfiora uno strumento musicale appoggiato ad un tavolino. È una mandola. Da alcune fonti sappiamo fosse la sua unica gioia e la sua passione più grande. Il Forni ha saputo dipingere con grande maestria sulla spalla sinistra della ragazza anche un mazzolino di fiori, tra i quali si riconoscono la rosa, il garofano, il gladiolo e un rametto di bosso, quasi ad augurarle un futuro felice. Secondo voi, perché il pittore ha dipinto proprio un gelsomino tra i capelli di Isabella? Era usanza all'epoca fissare i gelsomini tra i capelli e sul vestito nuziale, come pegno d'amore. Quello che Isabella indossa è infatti un abito da sposa. Dice il gelsomino: «Il mio odore penetrante vince il profumo di tutti gli altri fiori, ecco perché gli innamorati mi scelgono, per offrirmi alle loro fidanzate».